consumatore castanese di Castano, un viaggio nella sanità abbandonata, una mostra fotografica che racconta proprio questo. Come nasce innanzitutto il progetto? Nasce all'inizio della pandemia, per far vedere alla gente che purtroppo ci sono degli ospedali che sono stati abbandonati, lasciati alla mercé di tutti, e in questo momento potevano essere utilizzati per molti scopi, comprese le vaccinazioni. Un viaggio che vi ha portato appunto in questi luoghi, in queste strutture che hanno fatto la storia della sanità, ma che oggi sono appunto, come dicevamo, abbandonati. In che luoghi siete stati? Siamo stati a Garbagnate Milanese, all'ospedale Santa Corona e all'ex manicomio di Mondello. Ecco, da fotografi, fare e visitare questi posti, oggi vedendo come sono, quali sono le sensazioni quando si entra? Lasciano un grande amaro in bocca perché delle strutture del genere lasciate così vandalizzate da ragazzini, perché poi sono ragazzini, che va dentro a distruggere, a fare, o quello di Mombello ancora peggio, perché proprio è distrutto ormai, lascia veramente dispiacere e tristezza, proprio non va bene in questo periodo. Un lavoro ovviamente che si distribuisce su più giornate, nel senso... Sì, siamo andati quattro volte all'ospedale di Garbagnate e due o tre volte a quello di Mombello. Ecco, e anche a livello proprio fotografico, che cosa serve per far emergere proprio lo stato di abbandono? Cioè, come si fa tecnicamente una foto per riuscire a far emergere quello? E tecnicamente in questo caso non c'è poco da fare, perché talmente che tutto buttato lì, per far vedere il degrado basta semplicemente scattare. E è già tutto pronto. Purtroppo, anche se le foto sono belle, perché sono tecnicamente fatte tutte bene, tutto a posto, però purtroppo quello che si vede non è bello. Non è bello, in questo periodo proprio non è bello.